Anche i tartufi sono funghi. Il micelio di una specie fungina produce solo funghi di quella specie e le sue spore si accoppiano solo a spore della stessa specie. I miceli di diverse specie possono convivere nello stesso luogo. Il micelio può vivere a lungo, decenni, forse secoli. Un micelio maturo potrebbe non avere le condizioni ideali per fruttificare per tanti anni e poi cominciare a farlo se le condizioni cambiano, e viceversa. Per i funghi simbionti, se muore l'ospite, muore anche il fungo. I funghi parassiti sono solitamente anche saprotrofi. Se uccidono il proprio ospite, continuano a cibarsene anche dopo la loro morte. Esistono funghi parassiti che crescono su animali vivi, come insetti e artropodi. I funghi coltivati sono saprotrofi. I funghi simbionti non si possono coltivare in casa. Diffidate sempre da chi pubblicizza la vendita di micelio di porcini, per esempio. La raccolta dei funghi non incide sulla loro futura ricrescita. Esistono funghi che vengono allevati nel loro nido da formiche e termiti specializzate. Infine, il fatto forse più curioso da dire sui funghi è che della loro reale vita conosciamo ben poco. Gran parte di quello che noi conosciamo sui funghi lo conosciamo grazie allo studio fatto sui loro organi riproduttivi e non sul vero e proprio organismo. Riutilizzando il paragone della mela, è come se per tanto tempo avessimo concentrato le nostre attenzioni sulla mela nel tentativo di conoscere la pianta. Se per un certo verso è stato scoperto tantissimo e soprattutto negli ultimi decenni si sono fatti dei passi da gigante sulla conoscenza dei funghi, per altri versi si può affermare che siamo ancora in alto mare. Su come vivono realmente c'è ancora tanto da scoprire e capire. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a cliccare mi piace e a condividerlo. Inoltre, se siete interessati ai prossimi video e agli altri già presenti nel canale, vi consiglio di iscrivervi e di attivare le notifiche cliccando sulla campanellina per restare aggiornati sui prossimi video. Questo video finisce qui, grazie a tutti, a presto, al prossimo video.